I 16 migliori alimenti antinfiammatori. Gli alimenti antinfiammatori aiutano a ridurre le infiammazioni e a prevenire le malattie come l'artrite, la malattia di Crohn o la psoriasi. Ecco un elenco dei più potenti alimenti che contrastano le infiammazioni, con una breve spiegazione delle loro proprietà. 1. Le noci. Le noci contengono acidi grassi omega-3, insieme a buone quantità di altri nutrienti antiossidanti. Sono, inoltre, ricche di minerali come il magnesio e il selenio, che aiutano a proteggere il corpo dai radicali liberi. 2. Verdure a foglia verde. Le verdure a foglia verde, come gli spinaci, il cavolo nero e la lattuga, sono ricchi di antiossidanti e vitamine che aiutano a combattere le infiammazioni. In particolare, contengono elevate quantità di vitamina K, che ha dimostrato in diversi studi di contrastare gli stati infiammatori. 3. Frutti di bosco. I frutti di bosco, in particolare quelli di colore rosso e blu come mirtilli, fragoline e lamponi, contengono antocianine, potenti antiossidanti. Tali sostanze hanno dimostrato di ridurre le infiammazioni e proteggere il corpo dai danni dei radicali liberi. Inoltre, la frutta è anche una buona fonte di vitamina C, che aiuta a rafforzare il sistema immunitario. 4. Salmone e pesce azzurro. Alcuni pesci come il salmone, le sardine e le acciughe sono ricchi di acidi grassi omega-3. Gli omega-3 sono noti perché riducono la produzione di sostanze chimiche infiammatorie. 5. Cioccolato fondente. Il cioccolato fondente è ricco di flavonoidi, che hanno dimostrato di essere potenti antiossidanti. Inoltre, il cioccolato fondente contiene anche magnesio, un minerale che riduce lo stato infiammatorio e migliora la salute del cuore. 6. Legumi. I legumi, come i fagioli, le lenticchie e i ceci, sono una buona fonte di proteine vegetali e fibre. Sono anche ricchi di antiossidanti e minerali come il ferro e il rame, che servono a contrastare le infiammazioni. 7. Zenzero. Questa spezia è stata utilizzata fin dall'antichità dalla medicina tradizionale cinese ayurvedica per le sue proprietà benefiche. Recenti studi scientifici hanno attribuito a questa spezia una potente capacità antinfiammatoria dovuta alla presenza del gingerolo. 8. Curcuma. La curcuma è un'altra spezia famosa per le sue proprietà antinfiammatorie, principalmente attribuibili alla curcumina. Tale sostanza controlla molecole ed enzimi promotori dell'infiammazione. Tuttavia, i principi attivi della curcuma sono scarsamente assorbiti dall'intestino. In particolare, la curcuma è nota per la sua capacità di ridurre l'infiammazione nei casi di artrite e malattie autoimmuni. 9. Olio d'oliva. L'olio d'oliva è un alimento ricco di acidi grassi monoinsaturi e polifenoli, sostanze capaci di ridurre le infiammazioni. In particolare, l'olio d'oliva extravergine è la scelta migliore, per la maggiore quantità di antiossidanti e polifenoli che contiene. 10. Tè verde. Il tè verde è ricco di polifenoli, antiossidanti utili a prevenire le malattie croniche. In particolare, il tè verde contiene una sostanza chiamata EGCG, che, in diversi studi, ha dimostrato di ridurre le infiammazioni. 11. Cereali integrali. I cereali integrali, come il riso integrale, la quinoa, l'avena e il farro, sono ricchi di fibre, vitamine e minerali. Tali sostanze aiutano a contrastare le infiammazioni e a migliorare la salute del sistema digestivo. In particolare, i cereali integrali contengono beta-glucani, polisaccaridi che riducono l'infiammazione e migliorano la salute del sistema immunitario. 12. Avocado. L'avocado è antinfiammatorio grazie agli acidi grassi monoinsaturi, come l'acido oleico, che ha ottime proprietà antinfiammatorie. Inoltre, la vitamina E contenuta nell'avocado è un potente antiossidante che protegge le cellule dai radicali liberi e contrasta le infiammazioni. Infine, i fitosteroli presenti nel frutto hanno proprietà antinfiammatorie e aiutano a migliorare la salute cardiovascolare. 13. Bacche di goji. Le bacche di goji sono antinfiammatorie grazie al contenuto di polisaccaridi e carotenoidi. Questi composti proteggono le cellule dai radicali liberi e riducono l'infiammazione cellulare. Inoltre, le bacche di goji contengono vitamine e minerali che rafforzano il sistema immunitario e contrastano l'infiammazione cronica. 14. Semi di lino. I semi di lino sono ricchi di acidi grassi essenziali, come l'acido alfa-linolenico. Tali acidi agiscono sul nostro organismo riducendo la produzione di sostanze infiammatorie. Questi semi contengono inoltre lignani, composti che hanno proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Inoltre, i semi di lino contengono fibra alimentare,
che aiuta a mantenere un corretto equilibrio della flora batterica intestinale. Una flora intestinale sana riduce l'infiammazione a livello del tratto gastrico. Infine, i semi di lino sono in grado di ridurre i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue, e bassi livelli di colesterolo aiutano a prevenire l'infiammazione cronica associata a malattie come il diabete e le malattie cardiovascolari. 15. Broccoli e crucifere. Broccoli e crucifere sono antinfiammatori grazie a composti come sulforafani e isotiocianati, che hanno proprietà antiossidanti. Inoltre, vitamine e minerali presenti in queste verdure contribuiscono a mantenere un sistema immunitario sano e a ridurre l'infiammazione a livello cellulare. 16. Semi di chia. I semi di chia sono dei buoni antinfiammatori perché contengono acidi grassi essenziali come l'acido alfa-linolenico. Questi acidi riducono la produzione di sostanze infiammatorie nell'organismo. Inoltre, i semi di chia contengono anche antiossidanti come i flavonoidi, che combattono lo stress ossidativo e i radicali liberi. E come abbiamo già detto, una diminuzione dei radicali liberi riduce l'infiammazione a livello cellulare. In sintesi, gli alimenti antinfiammatori sono ricchi di antiossidanti, vitamine, minerali e acidi grassi sani che servono a combattere l'infiammazione. Includere questi alimenti nella propria dieta è utile per prevenire le malattie croniche e migliorare la salute generale. Realizzare questi video richiede tempo e risorse. Se ti va di sostenere il progetto, abbonati o regalaci un super grazie. Te ne saremmo davvero grati. Se hai trovato il video utile, metti un mi piace e condividilo. Se ti va, lascia i tuoi suggerimenti per i nuovi video nei commenti.